Buongiorno, siamo Marta Zei e Agnese Giaccone del book blog del Salone del Libro di Torino e ci occupiamo quindi di redigere il giornale online interamente organizzato da noi. Siamo qui con Roberto Cingolani e un fisico molto importante ha scritto il libro L'altra specie. Questo libro tratta infatti il rapporto che noi uomini abbiamo con le intelligenze artificiali. E a questo proposito vorrei chiedere, il rapporto che noi abbiamo sempre avuto con l'altro e con il diverso è un rapporto molto complicato e crede che anche il rapporto che noi abbiamo quindi con le intelligenze artificiali sia regolato da un sentimento discriminatorio? Ma discriminatorio direi di no, direi semplicemente che noi siamo incapaci, lo dimostra la storia, di gestire i rapporti con i nostri simili. Abbiamo prodotto centinaia di guerre nella nostra storia, quindi è certificato. E questa incapacità di saper convivere fra di noi ovviamente proietta dei dubbi sulla nostra capacità di poter convivere con una specie diversa, sia pure sintetica, comunque dotata di un'intelligenza autonoma in grado di decidere, di volere. È una questione importante dal punto di vista intellettuale, sociale, antropologico, filosofico e anche tecnologico. Io ho una curiosità sul titolo del libro, L'altra specie, è quasi come dare una dignità di una specie biologica a una specie che in realtà abbiamo creato noi. Come mai questa scelta? Ma l'altra specie è semplicemente perché si tratta di tanti corpi, diciamo dei telefonini dotati di braccia e gambe e di sensi che però sono collegati probabilmente al cloud perché non riuscirebbero ad essere individualmente autonomi come intelligenza e quindi un po' l'intelletto di Avicenna, no? C'è un grande cervello centrale e tanti corpi a questo cervello attaccati. È un'altra specie perché non c'è equivalente biologico. Questa è un po' l'idea che c'è dietro il titolo leggermente provocatorio, ma non lo prenderei in maniera strettamente biologica, serve solo a far riflettere. Ragazzi, arrivederci. Un'ultima domanda. Una domanda molto personale perché io ho 5,5 di fisica e non riesco ad appassionarmi alle scienze, quindi vorrei chiedere un consiglio su come approcciarmi appunto a queste materie più scientifiche. Ma sai, purtroppo vocazione e passione non si comandano, casomai sei un eccellente musicista o una grande sportiva, non so, c'è anche un piccolo contributo relativo a chi ti fa amare queste materie che sono indubbiamente ostiche rispetto ad altre, quindi non forzerei la mano, cioè può anche darsi che tu non abbia veramente l'inclinazione per delle materie quantitative che oggettivamente sono dure. Però chiediti casomai se leggendo qualche libro divulgativo così non ti possa partire la scintilla e allora in quel caso ti suggerirei di approfondire, casomai di aspettare momenti diversi della tua vita, di approfondire in modo diverso. Grazie mille. Grazie.